Allora, buonasera a tutti quanti. Innanzitutto facciamo un breve test per capire se mi sentite e se mi vedete bene. Come si sente? Bene, perfetto, ottimo. Allora, benvenuti alla conferenza di questa sera. Questa sera parliamo dell'imaging della spalla dal punto di vista radiologico ed è venuto a trovarci un mio carissimo amico e anche un vostro amico tra un po' perché ha fatto tantissime conferenze con noi, quindi ormai è conosciuto da gran parte di voi, il dottor Stefano Perotti, che è un medico specializzato in radiologia, docente del corso di specializzazione in radiologia alla Sapienza di Roma, il quale questa sera ci verrà a fare una lezione sull'imaging della spalla che noi spesso affrontiamo nella nostra pratica riabilitativa e quindi ci servirà sicuramente un bel ripasso dell'anatomia della spalla e ci farà vedere qualche piccolo esempio di patologie che si trovano in questi esami e per farci capire meglio dal punto di vista radiologico questi tipi di problematiche e quindi poter praticare meglio la nostra professione. Grazie, non sento nulla, c'è l'immagine bloccata, molto probabilmente hai un problema di connessione tu, Esther, dovresti scollegarti e ricollegarti. Passo la parola al dottor Perotti e vi ringrazio per la partecipazione. Allora, buonasera a tutti e ringrazio anche io Marco dell'invito che spesso ormai mi propone e devo dire che sono entusiasta di partecipare a queste lezioni perché sono stimolanti per me e inoltre negli anni abbiamo sempre visto una grande partecipazione e attenzione da parte vostra, quindi c'è anche una soddisfazione nel comunicare e interagire tramite questi sistemi online con voi. E quindi potremmo iniziare quindi, la nostra relazione su quello che già ha anticipato Marco, cioè sull'imaging prevalentemente anatomico di una delle principali articolazioni del nostro corpo, che è appunto la spalla. Durante il corso della relazione vedremo appunto quali sono le metodiche radiologiche che ci permettono di andare a valutare le strutture anatomiche dell'articolazione della spalla e quindi porremo attenzione dalla semplice radiografia di base, l'RX, che negli anni sembrava essere abbandonata, mentre invece rimane una metodica ancora oggi delle più utilizzate. E per passare poi ad approfondire le tematiche anatomiche attraverso l'ecografia. E per parlare poi sicuramente della risonanza magnetica, che sulle problematiche osteoarticolari è sicuramente la metodica più indicata sia nell'applicazione appunto per lo studio delle strutture anatomiche che nell'applicazione clinica per identificare patologie. E poi faremo anche dei cenni su quella che è la metodica molto importante come la TC multistrato, che ci permette, soprattutto sul piano prevalentemente ortopedico, una valutazione delle componenti ossee, soprattutto in relazione alle fratture. E quindi possiamo partire con la prima diapositiva e vedere come la spalla sia appunto una delle articolazioni più complesse del nostro organismo. Le componenti fondamentali sono appunto quello che dicevamo prima, quindi strutture ossee, oltre che associate a componenti di natura articolare e muscolo fasciale e capsula legamentosa. Vediamo in sintesi, partendo dalle articolazioni, quali sono le articolazioni principali. Nel quanto riguarda la spalla, innanzitutto va considerata nel suo intero complesso, quindi dobbiamo considerare quattro importanti articolazioni: la sternoclavicolare,
la acromion claveare, la scapolo toracea, che è sicuramente un'articolazione che viene concettualmente trascurata e non considerata generalmente tra la spalla nella pratica clinica, ma che in realtà invece riveste anche una importanza funzionale, e soprattutto l'articolazione gleno-omerale, che è quella che più spesso voi fisioterapisti vi trovate a dover analizzare e tentare di risolvere problematiche cliniche. Bloccato? No, non si vede. No. Qualcuno ha bloccato, qualche problema, e purtroppo mi dice Marco, mi suggerisce, per chi ha problemi di visualizzazione di immagini, di scollegarsi e ricollegarsi. Scusate l'interruzione. Scusate inoltre la presenza delle diapositive in inglese, ma siccome l'ultima volta avevamo avuto dei collegamenti anche delle persone dall'estero, abbiamo preferito questa volta lasciarle scritte in inglese, però ovviamente le spiegherò tutte quante in italiano. Andando quindi a ritornare, diciamo, sulla nostra relazione, quindi l'articolazione più importante e più problematica è sicuramente l'articolazione gleno-omerale. Andiamo a vederla nel dettaglio. Essa è composta sicuramente da una capsula articolare che riveste per intero sia il profilo prossimale della testa dell'omero che il profilo laterale della glenoide. E questa articolazione è caratterizzata appunto da una capsula articolare e sottostante da strutture legamentose. Le prevalenti stabilizzatori di spalla, i legamenti più importanti della spalla, sono tre, e sono i legamenti gleno-omerali. O meglio, quindi distingueremo i tre legamenti che sono superiore, medio ed inferiore. Questi legamenti, ripeto ancora, gleno-omerali, sono caratterizzati dal essere delle fibre di tessuto fibrocartilagineo tale da stabilizzare la spalla ed impedire quello che spesso invece accade in soggetti che vanno incontro a traumatismo, cioè le lussazioni o le sublussazioni. Ricordiamo che lo stabilizzatore principale dei tre, anche quello più grande, è il gleno-omerale inferiore. Riconosciamo poi dal modello anatomico anche le componenti ossee, quindi il processo coracoideo, il processo acromiale e la clavicola, oltre che quindi la glenoide rivestita in questo modello dalle strutture legamentose, l'omero e le porzioni di quest'ultime come piccolo trochite e grande trochite. Riconosciamo poi inoltre il capolungo, il tendine del capolungo del bicipite. Andiamo ora a vedere la porzione articolare importante della glena. La glena ossea in realtà riveste una superficie abbastanza limitata, ma che è compensata poi da quello che è il labbro glenoideo, che è questa struttura circolare che riveste per intero la glena, e circonferenzialmente, detto anche appunto labbro glenoideo, e anche il profilo appunto della capsula articolare. Vedremo poi l'importanza della porzione superiore di questa struttura, che è caratterizzata anche dall'accesso delle tendine del capolungo del bicipite. La superficie articolare, quindi diciamo dell'osso, essendo limitata, viene invece ampiamente aumentata proprio da queste strutture di tessuti molli, quindi sia dal labbro che dalla capsula la superficie articolare nella porzione superiore e inferiore addirittura aumenta del 75% e in sede antero-posteriore del 50%. Questo dato è molto importante per quale motivo? Perché essendo questo un tessuto fibroelastico e cartilagineo è più soggetto a delle lesioni di microtraumatismi ripetuti anche nei traumi importanti. E qual è l'importanza? E qualora questa superficie quindi subisce un danno, anche la capacità articolare gleno-omerale viene ridotta e quindi la superficie articolare si riduce, con quelle che possono essere le condizioni, se associate a danni anche legamentosi, di microinstabilità. Vedo ancora che qualcuno presenta dei problemi, però sembra devi aggiornare, Deborah.
Deve aggiornare la pagina. Per Deborah un messaggio di aggiornare la pagina per rivedere le immagini. Ma quali sono oltretutto le strutture muscolo-fasciali più importanti della spalla? Sono sicuramente i quattro muscoli e tendini della cuffia dei rotatori. Quindi riconosciamo il muscolo, se vogliamo partire dalla porzione più anteriore della spalla, il sottoscapolare, per andare marginalmente superiore alla spalla, quindi nel sovraspinoso, nel momento in cui nella porzione insersionale appunto il suo tendine del sovraspinoso. Nella porzione posteriore riconosceremo invece il sottospinoso, il piccolo rotondo. Un'importante caratteristica anatomica, anche dal punto di vista radiologico ma anche fisioterapico, è sapere che l'inserzione del tendine del sottospinoso con quella del sovraspinoso nella sede insersionale, anche dal punto di vista anatomopatologico, spesso è indifferenziata. Questo sta a significare che questa regione, cioè la sede insersionale tra sovraspinoso e sottospinoso, si fondono nella sede di inserzione stessa. Altra componente muscolo-tendinea molto importante e che aiuta anche a stabilizzare l'articolazione di spalla è il tendine del capolungo del bicipite, che nella sua porzione muscolare decorre poi dal punto di vista tendineo nel solco bicipitale fino a decorrere cranialmente la testa dell'omero ed inserirsi a livello della tuberosità glenoidea. Questa regione poi diventa anche molto importante se consideriamo anche il legamento esistente, che è il coraco omerale, qui non rappresentato, che determina poi quella che è la struttura anatomica insieme al capolungo del bicipite e al legamento glenomerale superiore, la struttura nella sede anatomica definita intervallo dei rotatori. Andando quindi ad analizzare, oltre che le componenti muscolo-fasciali, vi sarà capitato nella vostra pratica clinica di sentire palpatoriamente o di vedere i pazienti doloranti con dei risentimenti di natura infiammatoria e flogistici e quindi con distensioni delle loro borse. E riconosciamo quindi due borse importanti. Questa è una scansione incoronale in cui abbiamo la glena, la testa dell'omero, il tendine del sovraspinoso, e riconoscete quindi nella porzione più craniale, subito dopo nell'acromion claveare, una distensione fluida dovuta alla distensione della borsa subacromion deltoidea. Un'altra importante borsa o recesso, come lo si voglia chiamare, a livello della regione dell'articolazione della spalla è quello del recesso del sottoscapolare, che si dispone proprio lungo il decorso del tendine del sottoscapolare. Questa è una scansione di risonanza magnetica e riconoscete questa linea nera essere il tendine del sottoscapolare, la testa omerale, il sottospinoso, la glena omerale, articolazione glenomerale. Questa regione bianca, perché questa è una sequenza pesata in T2, è indice invece di distensione di fluido e quindi rappresentativa di un processo infiammatorio della borsa sottoscapolare. Ancora, quindi, avendo analizzato quali sono le strutture principali dell'articolazione della spalla, andiamo ora a vedere come noi li possiamo rappresentare dal punto di vista radiologico. Abbiamo detto quindi i componenti muscolo-fasciali della cuffia dei rotatori, stabilizzatori di spalla quali i gleno-omerali, oltre che il labbro, il capolungo del bicipite e la capsula articolare. Andiamo a vedere come la metodologia radiologica ci possono ben rappresentare queste principali strutture anatomiche. E vediamo quindi che l'RX, sicuramente, come dicevamo all'inizio, è una metodica attualmente ancora in uso perché ha diverse caratteristiche che fanno sì che venga prescritto. Uno, che permette di identificare tutto quello che è osseo e calcifico. Due, ha dei bassi costi e l'unico limite è l'esposizione a radiazioni, e attualmente si ha ancora una maggiore sensibilità a questo tentativo di ridurre l'esposizione a radiazioni. Molto spesso si tende infatti anche dalla parte ortopedica o fisiatrica di prescrivere direttamente risonanze magnetiche, che però a volte necessitano anche di un'integrazione di esame RX. Quindi non ci dimentichiamo che spesso le metodiche radiologiche sono l'una rispetto all'altra complementari, quindi non perché un paziente abbia fatto una risonanza magnetica necessariamente noi
avremo comunque la diagnosi certa della patologia e la visualizzazione di tutte le strutture o le componenti anatomiche. Andiamo a vedere allora che cosa ci dà l'RX standard. Si effettua sempre in due proiezioni, in una posizione neutra e in una posizione in extrarotazione. In RX, quindi antero-posteriore, e vediamo nelle immagini come si riproducono le componenti ossee in maniera perfetta. E quindi avremo la grande tuberosità, la piccola tuberosità, la testa dell'omero, il profilo della glena, il processo coracoideo, l'articolazione acromion-claveare. Facendo intrarotare nella posizione, diciamo, del paziente in extrarotazione il braccio, quindi avremo una differente posizione delle componenti ossee e quindi una differente visualizzazione degli stessi. Abbiamo comunque un'altra proiezione importante, è invece la proiezione transascellare, difficilmente effettuabile nei soggetti che abbiano una lussazione in atto, ma invece praticabile in quelli che hanno avuto una sublussazione. Ed è una proiezione utile perché ci permette di ben vedere i rapporti articolari tra il profilo della testa omerale e la glena. Quindi in quei soggetti che dopo un periodo possono andare incontro a fenomeni di micro instabilità e sublussazioni, si può vedere i rapporti articolari anche con questo tipo di proiezione. Ma la radiografia quindi è l'esame che generalmente, soprattutto nei traumatismi acuti, è l'esame di primo approccio. E soprattutto perché ci dà informazione su quelle che sono le fratture corticali o meno. Perché dico fratture corticali? Perché ormai negli anni abbiamo visto che spesso l'esame radiografico può risultare invece negativo per quelle che sono lesioni di fratture intraspongiose, che ben vengono invece documentate dalla risonanza magnetica e trovano un'ampia applicabilità poi nei trattamenti di fisioterapia. Andiamo a vedere qual è l'altra invece metodica ampiamente applicata nello studio dell'articolazione della spalla. Sicuramente l'ecografia. Perché lo è? Uno, perché ha dei bassi costi, due, perché non ha nessuna caratteristica di invasività, tre, perché è ripetibile, e quattro, perché ci permette di avere degli studi dinamici che difficilmente le altre metodiche ci consentono. Quindi noi durante l'approccio ecografico possiamo far mobilizzare l'articolazione del paziente e vedere come le strutture prevalentemente muscolo-fasciali e tendine possano modificarsi e quindi vedere se c'è una differente localizzazione di lesione in parti che magari con altre metodiche possono essere meno esplorate. Ma quali sono i limiti dell'ecografia? Sicuramente non ci aiuta a vedere l'articolazione glenomerale nella sua porzione più profonda, è meno sensibile, anche se questo poi vedremo non troppo veritiero, nell'identificazione di calcificazioni, e non riesce a identificare le lesioni dei legamenti glenoomerali. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche semeiotiche dell'esame ecografico e vediamo come vengono studiati, quali sono gli approcci attraverso la sonda per studiare le differenti componenti muscolofasciali della cuffia dei rotatori. Questa è una scansione coronale, quindi abbiamo la sonda applicata a livello del vertice della spalla, sul versante laterale, subito dopo l'articolazione acromio-claveare, e vediamo che la riproduzione dell'immagine è questa, con una sorta di convessità. Partendo dalla porzione più superficiale, o chiamiamola anteriore come volete voi, ma in realtà è che questa è la porzione più superficiale e questa quella più profonda, identifichiamo che cosa? Il tessuto adiposo sottocutaneo, le componenti del muscolo deltoide, che ritroveremo con ricoprire tutte le muscolature e i tendini della cuffia dei rotatori, e ancora il profilo corticale, questa struttura iperecogena, in sede profonda, quale rappresentativo della corticale ossea della testa omerale. Ma quello che più interessa a noi è la rappresentazione come aspetto sostanzialmente ipo-anecogeno della cuffia dei rotatori. Le scansioni che noi possiamo effettuare, appunto, sono in diverse posizioni con diverse localizzazioni della sonda.
Nel momento in cui posizioniamo la sonda con un decorso leggermente obliquo nella porzione più anteriore, andremo a studiare quello che è il muscolo sottoscapolare. Con un decorso in questa posizione avremo una rappresentazione più muscolo-tendinea. Se ci spostiamo più nella versione inserzionale, riconosciamo questa struttura più bianca che è l'inserzione del tendine sottoscapolare. Questo è un esempio di normalità e questa ancora struttura lineare iperecogena è invece il profilo della corteccia ossea della testa dell'omero. Ancora, anteriormente a questi, riconosceremo il muscolo deltoide e il tessuto adiposo sottocutaneo. Cambiando quindi la posizione della sonda e posizionandola, come dicevamo prima, sempre cranialmente, ma con un decorso longitudinale, possiamo avere una buona rappresentazione del sovraspinoso. Sempre ricordatevi che ecograficamente i tendini sani hanno a livello della loro regione inserzionale un aspetto più iperecogeno e quindi riconosceremo un tendine sano da uno lesionato perché la struttura iperecogena dà indice delle fibre tendine essere simmetriche ed allineate. Nel momento in cui, dopo ne vedremo un esempio, in questa zona, generalmente che è la sede più frequente di lesione, avremo un'area lacunare ipoecogena, allora avremo sicuramente una lesione nella sede inserzionale. Ancora, per identificare quindi le regioni inserzionali posteriori del tendine sottospinoso e piccolo rotondo, posizioneremo la nostra sonda nella regione posteriore della spalla e avremo quindi una buona rappresentazione. Ricordate, tendine iperecogeno, quindi bianco, iperecogeno in ecografia è indice di diciamo di avvicinarsi al colore bianco, ipoecogeno alla struttura più nera. I muscoli appaiono sempre più ipoecogeni con delle strie iperecogene nel contesto e ancora qua quindi vediamo il muscolo deltoide, la porzione sottocutanea, la preinserzione e inserzione del muscolo sottospinoso e la componente muscolare del piccolo rotondo nella porzione più posteriore. Ancora con l'ecografia possiamo studiare quello che possono essere l'anatomia e quindi eventualmente anche le lesioni. Qualora parliamo invece di patologia, del tendine del capo lungo del bicipite. Abbiamo in questa posizione con la sonda in una scansione assiale, riproduciamo un'immagine con un profilo molto bianco, ricordiamo che la porzione anteriore dell'osso è bianca, è la corteccia, un profilo un po' meno bianco, essere il capo lungo del bicipite con una porzione rotondeggiante in questo aspetto, e nella sua scansione longitudinale. E questo dove appunto lo trovate scritto è come abbiamo già visto per le altre inserzioni degli altri tendini, un aspetto iperecogeno della stessa. Andiamo a vedere ora un'altra articolazione che possiamo studiare a livello della spalla, che è l'articolazione acromio-claveare. Con il posizionamento della sonda nella porzione anatomica nota, possiamo bene riprodurre i profili articolari dell'osso e vedete che ovviamente l'osso ha una corteccia, come dicevamo prima, appare iperecogena, quindi bianca, del profilo claveare, profilo acromiale, e invece questa struttura ipoecogena non è altro che la capsula articolare dell'acromio claveare. L'osso si vede bianco nella sua porzione più anteriore e poi crea una banda di non trasmissione degli ultrasuoni, ossia si ha un'ombra nera posteriormente, perché la corteccia ossea non permette una penetrabilità degli ultrasuoni oltre alla sua componente scheletrica ossea. E quindi questo è un limite nello studio dell'osso, per questo l'ecografia non viene applicata nello studio dell'osso. Ma quando però abbiamo delle fratture che siano lievemente scomposte, se noi andiamo a studiare marginalmente il profilo della corticale, anche con l'ecografia si può vedere. Sicuramente però non è l'esame più indicato per questo studio o per queste problematiche. Una volta quindi identificata la semeiotica e l'anatomia, vi ho portato un esempio di lesione delle componenti muscolari, quindi una rottura della regione preinserzionale ed inserzionale del tendine del capo lungo del bicipite. E vediamo che a seconda che la scansione venga fatta, come dicevamo prima, su un piano assiale, quindi la sonda posizionata in questa direzione, o sul piano longitudinale, quindi la sonda posizionata su questa direzione, avremo una rappresentazione delle miofibrille, delle strutture delle tendine lesionate differenti. In assiale abbiamo un aspetto noduliforme,
iperecogeno dovuto a una retrazione delle fibre tendine che rimangono bianche, ma contornate da un alone ipoecogeno anecogeno dovuto al versamento fluido ematico. E vediamo invece che in quella longitudinale la riproduzione è sempre con un aspetto pseudonodulare dovuto alla retrazione delle fibre lesionate. Io faccio sempre l'esempio dell'elastico rotto, e associata a un aspetto triangolare di versamento nero, detto anche ipoanecogeno in ecografia, dovuto appunto al versamento fluido ematico, indice di una lesione recente. Ma adesso andiamo a parlare di quello che dicevamo prima, la metodica elettiva per lo studio dell'articolazione della spalla, cioè la risonanza magnetica, o anche in alcune condizioni quello che generalmente più spesso ormai gli ortopedici chirurghi prescrivono, ossia le artro-RM. Chiediamo se ci sono domande fino adesso, se c'è qualche curiosità prima di passare alla risonanza. Scrivete se Se avete avete delle delle domande potete domande scriverle nel nella frattempo, chat. nella chat. Tutto a posto. Quindi quello che Vale, si Chiara. vedono sono le tendini. Allora, c'era uno di voi che diceva se con l'ecografia si vedono solo i tendini. Diciamo che le componenti muscolo-tendine sono quelle che meglio vengono rappresentate con l'ecografia, esatto. Si possono vedere anche le calcificazioni a livello delle inserzioni dei tendini e ovviamente quelle che sono le conseguenze poi gli strappi o le infiammazioni o le flocosi peritendinea. Più difficile è la rappresentazione del cavo articolare. Si studia bene con l'ecografia anche l'articolazione acromio-claveare nella porzione però più superiore e marginale, non in profondità. All'altra domanda, se il versamento si vede nero, sì, all'ecografia si rimane ipoecogeno, giustissimo, quindi nero. Le calcificazioni, Andres chiede se sono iperecogene, esatto, le calcificazioni all'esame ecografico appaiono iperecogene, cioè bianche. Le sindromi da conflitto purtroppo devono essere studiate con una panoramicità e quindi con la risonanza o con l'RX. In caso di lesioni muscolari si può indagare bene con l'ecografia. Sì, l'ecografia nelle lesioni muscolari è sicuramente la metodica più indicata, è la prima. Si può approfondire poi se c'è un dubbio, una persistenza dell'ematoma con risonanza magnetica. Ricordate che gli ematomi possono nascondere anche lesioni di natura non traumatica, anche maligna. Una lesione fasciale del muscolo vista. La lesione fasciale del muscolo è vista con un segno indiretto del sangue ipoecogena e la fascia muscolare è sfumatamente iperecogena, ma non la lesione, si vede la fascia iperecogena. Le scisti tendine sono ipoecogene. Lo studio della spalla congelata per Antonella Delfine, oltre che un sospetto su base prevalentemente clinica, va fatto con la risonanza magnetica. Esatto, il bianco per Simo è sicuramente il tendine, ma il bianco, l'iperecogenicità del tendine è molto più sfumata di quella dell'osso, quindi quella dell'osso, della corticale ossea, è proprio un profilo molto bianco. Ok, perfetto. Ok, Andiamo allora andiamo avanti. avanti e approfondiamo adesso proprio alcune tematiche di cui alcuni di voi hanno già anticipato nelle domande. La lesione, diciamo, con la porzione di risonanza magnetica, diciamo, la metodica più indicata, c'è un'ultima Sì, domanda. facciamo quest'ultima domanda. Marco fa un'ultima domanda, un attimo, abbiamo visto come si presenta una lesione tendinea con l'ego, abbiamo visto con l'ego come si presenta una lesione tendinea con le due proiezioni. Nel caso in cui fosse una. Allora, nella classica infiammazione non c'è una discontinuità delle fibre tendinee, cioè avete visto nell'immagine precedente che la lesione è riconosciuta per due motivi. Uno, c'è un'immagine di retrazione delle fibre, quindi è un indice di lesione, che
che voi clinicamente sentirete come una mancanza di tessuto, generalmente come un avvallamento quando la lesione è molto estesa, e l'altra è associata al versamento. I fenomeni infiammatori sono associati solo da questa falda, non con questo aspetto triangolare, ma si dispone lungo la fascia, quindi più lineare e ipoecogena, e quindi quello può essere indice di infiammazione. Per Eliana, no, la domanda se la lesione del cavo lungo richiede necessariamente un esame artro-RM. No, non necessariamente, a volte è il semplice esame ecografico che può fare la diagnosi di una lesione del cavo lungo del bicipite. È naturale che se la lesione sospettata è all'interno dell'articolazione, quindi nella sede insezionale o preinsezionale del cavo lungo del bicipite, quindi non nella doccia bicipitale. Diciamo che il limite dell'ecografia è che l'ecografia riesce a esplorare bene il cavo lungo del bicipite solo fino alla doccia bicipitale, quindi il tratto intraarticolare lo esplora solo la risonanza e meglio ancora l'artro-RM. È ovvio che l'artro-RM va fatta se poi il sospetto è un'indicazione chirurgica, cioè per identificare l'entità del danno e se c'è poi un'indicazione ad effettuare un intervento chirurgico. Allora, andiamo avanti con la relazione. E dicevamo appunto quali sono i vantaggi dell'artro-RM, oltre che parliamo innanzitutto di due metodi, la risonanza normale e l'artro-RM. Per risonanza normale si intende uno studio basale delle articolazioni o delle componenti muscolari, in questo caso della spalla, con scansioni in coronale, e la scansione viene fatta con dei piani che si chiamano coronali obliqui sulla spalla perché seguono il profilo della scapola e riproducono un'immagine simile a questa. Con scansioni assiali, cioè si conducono lungo la testa omerale e la glena e lungo il decorso generalmente sovraspinoso e riproducono un'immagine assiale di questo tipo. E in sagittale in cui riproduciamo invece i profili, la scansione viene condotta dalla porzione laterale verso la regione mediana lungo il decorso generalmente della glena e della testa omerale e si riproduce un'immagine di questo tipo. L'altro RM invece è caratterizzato da che cosa? Da un'iniezione intraarticolare di mezzo di contrasto e viene indicata generalmente nelle lesioni sospette sia dei glenoomerali perché che fa? Distendendo la capsula articolare noi vediamo meglio quelle strutture che trovano una difficoltà nelle condizioni di base. Che succede? Si distende la capsula e si vede meglio il labbro, i cercini quindi, il cavo lungo del bicipite nella sede insezionale, i profili glenoidei e tutte quelle che possono essere definite appunto le slap lesion, le ABSA, le diverse classificazioni di lesioni delle componenti sia cartilagine che legamentose. Andiamo a vedere adesso le rappresentazioni. Questa scansione, questa immagine riprodotta è una riproduzione di una scansione secondo un piano coronale obliquo. Questa qua è un'immagine RM in assiale, vediamo il sovraspinoso come componente muscolo-fasciale e la regione insezionale tendinea sotto la linea rossa. Nella riproduzione che la macchina rifà nel piano coronale riconoscete l'articolazione acromio-claveare, il bianco che è il tessuto adiposo, il componente muscolare del sovraspinoso e questo in nero, in risonanza ricordate sempre i tendini sono neri. Quindi questa black band, gli americani dicono, cioè la regione preinsezionale e insezionale è il tendine del sovraspinoso. Come pure il labbro glenoideo appare ipointenso, cioè il termine che io dico in maniera impropria è nero, ma diciamo che la terminologia corretta è ipointenso. Quello che appare quindi nero si dice ipointenso, quello che appare bianco, e vedete questa è una sequenza pesata in T2, diciamo che la complessità delle sequenze in risonanza è abbastanza ampia. E quello che di base può essere utile per chi visiona, secondo me, le risonanze magnetiche è avere uno, una conoscenza già anatomica, delle strutture e due, avere la semplice concezione di due sequenze, T1 e T2. Le T2 fanno vedere i liquidi, e quindi orientatevi sempre nei cavi articolari, bianchi e quindi iperintensi. Le sequenze pesate in T1, i liquidi saranno neri, diciamo c'è questa caratteristica, e queste sono le due sequenze base che fanno differenziare, mentre invece in ambedue le sequenze, sia quelle pesate in T1 che in T2,
il tessuto adiposo rimane comunque bianco, quindi iperintenso. Quindi è solo il liquido che fa la differenza in queste sequenze per riconoscerle. E andiamo invece a vedere appunto qual è invece la rappresentazione, sempre secondo un piano coronale, quindi una scansione coronale obliqua, che si anteriorizza e secondo la linea rossa, quindi va lungo il decorso del tendine del sottoscapolare, che in assiale è questa linea nera sottostante alla linea rossa identificata dalla freccia, e riconoscete come nella porzione in coronale invece vi sia la componente muscolare del sottoscapolare e la sede pre-inserzionale ed inserzionale, qui meno evidente, a livello del trochine omerale, qui riconoscete la piccola tuberosità. Quindi la sede inserzionale tendinea è nera. Sulla spalla le coronali si chiamano coronali oblique, quelle che invece sul ginocchio chiamerete le coronali normali, perché ha una angolazione differente. Andando quindi sempre nella regione posteriore, riconosciamo quindi nelle scansioni in coronale obliquo la porzione posteriore, quindi il sottospinoso e il piccolo rotondo. E vedete che la componente muscolare del sottospinoso arriva quasi al livello della regione inserzionale e riconoscete in questa struttura nera la regione tendinea. È ovvio che le scansioni che vengono fatte dalla risonanza, avrete visto nelle lastre o nei CT, sono sempre più di una, perché è ovvio che il pacchetto di scansioni in coronali che vengono fatte si estende dalla regione posteriore a quella anteriore, quindi voi avrete più immagini in diverse posizioni dalla regione anteriore a quella posteriore, che riprodurranno quindi per una distanza in genere di 3-4 mm tutte le componenti anatomiche e tendine. Vediamo quindi nella risonanza magnetica come avvengono, già prima vi dicevo, la distensione di alcune borse, e quindi riconoscete che generalmente il liquido, quindi questa è una sequenza T2, ma stavolta non dovete essere ingannati, perché è una T2 con soppressione del segnale del grasso, per cui quello che vi dicevo prima, che il grasso dovrebbe essere bianco, in questo caso lo vedete nero, perché serve ancora di più a documentare e a far evidenziare i processi flogistici e i versamenti. E vedete infatti, come si vede bene, la distensione della sabborsa subacromion deltoidea con dentro un materiale corpuscolato nel contesto. Quindi è una borside probabilmente purulenta. E andiamo a ritornare quindi ad alcuni esempi invece di quella che era la scansione ecografica, per farvi vedere adesso alcuni esempi patologici sia di ecografia che di risonanza. Vi ricordate la scansione in coronale, rappresentazione in sagittale, in assiale o coronale del sovraspinoso? Vedete ora in questo esame come vi sia una lacuna ipoanecogena, cioè nera, che vedete nella scansione in coronale con aspetto parzialmente rotondoggiante. Facendo cambiare la posizione del braccio del paziente, ponendolo sonda anteriormente, vedete che questa lesione si allunga e la identifichiamo come una lesione parziale a livello della regione inserzionale del sovraspinoso. Ma un'altra cosa da valutare è come avete visto la differenza tra quelle che erano le fibre lineari, compatte, parallele del sovraspinoso prima. Notate invece come in questa struttura vi sia questa aspetta globulare, iperecogena, con disomogenea, dovuta a una condizione di tendinosi, cioè di degenerazione cronica del sovraspinoso, associata a una lesione inserzionale. Ed ancora quindi avremo una rappresentazione di questo con la risonanza magnetica. Vedete che in questo caso non è lo stesso paziente, quindi l'immagine è un po' lievemente differente. Noi riconosciamo una iperintensità nella zona inserzionale nera del sovraspinoso, indice che vi è un parziale sfaldamento, e qui pure appare bianca ed infarcita. Questa è una sequenza T1, quindi appare un po' più nera, ma quello che vi consiglio è di fare affidamento, quando andate a leggere o a vedere delle immagini, di fare riferimento alle sequenze T2, che sono più sensibili nei processi infiammatori e anche nelle lesioni, che lasciano generalmente sempre una lacuna liquida come indice di lesione, a meno che la lesione non sia cronica. E quindi in questa sede, nella regione inserzionale, riconosciamo ancora la testa dell'omero, glena omerale, muscolo sovraspinoso, tendine, nero, vedete che diventa bianco o nero. Questa regione è una sede di lesione parziale
o di sfaldamento parziale del tendine sovraspinoso. Leggo Monia che fa una domanda: come facciamo a sapere se c'è o meno la soppressione del segnale della parte grassa? Lo vedete perché la parte grassa, che nelle sequenze T1 e T2 è sempre bianca, cioè dovete orientarvi sul tessuto adiposo sottocutaneo, cioè quello extraarticolare. In questo esempio, per esempio, nella T1, vedete che questa zona è bianca. Quando la vedete nera, come per esempio in questa zona, che è più sfumatamente bianca, cioè è abbattuto, allora c'è la soppressione del segnale del grasso. Questa è un'immagine mista, perché è una T2 mista, ci sono diverse differenze di sequenze con diverso pesaggio, si chiama la pesatura delle sequenze. Però quello che dovete fare identificativo è questo, cioè quando il tessuto adiposo sottocutaneo è nero, allora state parlando di una sequenza STIR, quella che è la sequenza inversion recovery con soppressione del segnale del grasso, che aiuta uno ad abbattere il segnale del grasso, identificare liquidi, e è importante molto anche negli edemi ossei intraspongiosi. Poi in una prossima seduta magari porremo l'attenzione maggiormente al patologico piuttosto che all'anatomico. Oggi ci siamo concentrati più sulla struttura anatomica, per poi invece parlare in un secondo momento magari di quelle che sono le lesioni tendine, ossee, muscolari, e vedremo poi le caratteristiche del segnale di risonanza. Questo è un altro esempio, comunque già ve lo preannuncio, di come vi sia invece, e già lo potete vedere anche se la risonanza spesso non è l'esame più indicativo per la valutazione dell'artrosi acromioclaveare, che comunque lo fa vedere. Vedete che lo spazio di scorrimento sottacromiale, che spesso si identifica già semplicemente con esame radiografico, sia marcatamente ridotto, dovuto a un'assenza del tendine del sovraspinoso e del muscolo. Vedete che non c'è più la componente tendinea, quella componente nera che diciamo prima, e c'è un gap coperto dalla testa omerale che è totalmente risalita, indice appunto di una lesione completa del sovraspinoso, in cui vedete che queste fibre all'interno, ricordatevi, grasso bianco in T1 e T2, il grasso rimane bianco ovunque, e vedete che questa è una lesione inveterata perché all'interno delle fibre muscolari riconosciamo già un'involuzione adiposa, quindi questo è indice di una lesione inveterata della cuffia dei rotatori e sicuramente non una lesione di natura recente, con un'associata risalita della testa omerale, scomparsa dello spazio articolare e evoluzione artrosica articolare. Ed ancora la risonanza magnetica, ma come pure dicevamo già prima la radiografia, può ben identificare. Allora facciamo un esempio, questa che sequenza è? O meglio, la sequenza non lo voglio sapere, c'è la soppressione o no del segnale del grasso? Esatto, vedo che avete iniziato a familiarizzare. Soppressione del segnale del grasso, in realtà questa è una sequenza particolare, si chiamano fast field echo o gradient echo. Sono sequenze particolari che, pesate in T2 non in T1, infatti se fate caso all'articolazione acromio-claveare riconoscete un'iperintensità dovuta a un'infiammazione articolare, quindi del liquido, ma che aiutano a identificare molto bene i profili ossei corticali e le calcificazioni. Se infatti ponete attenzione l'esame radiografico e la risonanza magnetica, potete riconoscere bene la calcificazione dell'esame RX in maniera un po' più difficoltosa nell'esame di risonanza magnetica. Quindi fare molta attenzione nel momento in cui si prescrive la risonanza magnetica nel sospetto di calcificazioni, perché a volte quelle piccole possono anche non essere identificate dal radiologo, o per errore, o perché anche la risonanza magnetica non sviluppa questa sensibilità molto spesso in quelle più piccole, e quindi si rimane il dubbio che sia un'infiammazione tendinea non supportata da calcificazione, invece lo è. Quindi spesso va integrato con l'esame RX e a volte addirittura con l'esame TAC, perché anche la radiografia spesso, se fatta male o con una sovrapposizione del trochide o sproiettato male, non identifica le calcificazioni. Poi vi porterò alcuni esempi di questi eventi.
Antonella vorrebbe un valutazione, dice, fa la domanda, mi chiede che cosa valutiamo meglio in T1 e che cosa meglio in T2. Allora, in T1 e in T2 possiamo valutare le stesse cose, però la differenza è il segnale, cioè quello che è liquido in T1 si vede meno bene, quindi l'infiammazione la identifichiamo meglio in T2 perché la T2 ci fa vedere i liquidi più bianchi, quindi al nostro occhio l'iperintensità risalta più facilmente dell'ipointensità e meglio noi l'andiamo a percepire. Quindi i processi infiammatori sicuramente li vediamo meglio in T2 e prevalentemente in T2 con soppressione del segnale del grasso. Ancora un esempio in cui vediamo che vi è una lesione di Bankart, cioè una frattura in un paziente che probabilmente ha avuto una lussazione o un trauma in sublussazione, in cui la risonanza magnetica nella scansione assiale, pesata in T2 perché ci fa vedere l'infiammazione a ridosso del labbro, ci identifica però bene la lesione del labbro e la disinserzione del periostio, quindi una lesione con avulsione del periostio nella sede insersionale capsulare e labbro glenoideo sul versante anteriore della glena, dovuta appunto a un evento di sublussazione. Riconoscete, questa è la scansione assiale T2, vedete che è una T2 fast critico, quello che vi dicevo prima, o densità protonica alcuno, in cui non riconoscete proprio i liquidi totalmente bianchi, perché è una T2 particolare, però con la soppressione del segnale del grasso che vedete non identificato. Nelle, per esempio, cioè diciamo che la problematica di risonanza è ampia, perché per esempio nelle L'artro-RM, lo studio intraarticolare, quello che vi ho detto si ribalta, cioè nelle sequenze pesate in T1 l'iniezione del mezzo di contrasto, siccome è bianco il mezzo di contrasto nelle sequenze in T2, che cosa fa? Diventa intraarticolare bianco, ma in quelle pesate in T1 perché è un mezzo di contrasto, quindi spesso ci può essere un errore di identificazione. Però questo solo nelle artro-RM, cioè dove noi andiamo ad introdurre del mezzo di contrasto direttamente nell'articolazione. In quel caso utilizzeremo le sequenze T1 per vedere meglio le strutture anatomiche che vi dicevo prima. E allora andiamo a vedere qual è l'applicazione della TAC, come andando a sintetizzare le metodiche che dicevamo prima per completare l'RX, l'eco, la risonanza magnetica. La TAC sicuramente è una diagnostica per immagini che ci fornisce un dettaglio anatomico e strutturale dell'osso che nessuna delle sopra descritte metodiche ci può dare, soprattutto nelle ricostruzioni tridimensionali. Ormai vedete come le componenti ossee siano perfettamente riprodotte e vi siano una ottima rappresentazione degli spazi articolari e dei profili ossei articolari, quindi possiamo valutare tutto quello che è di natura fratturativa o corticale e tutto quello che è appunto un'alterazione morfostrutturale o artrosica con esami TC. Ormai diciamo che i planning preoperatori sono fatti nelle fratture, nelle fratture complesse, eccetera. Non si porta più un paziente in sala operatoria se non si richiede una TC tridimensionale. E vedete in effetti come nelle scansioni coronali, ribadendo quello che abbiamo detto con la risonanza, in questo caso vedete che l'osso è bianco, i tessuti molli diventano grigi, quindi meno identificabili, e vedete come si vede bene la frattura con un distacco, la lesione di Bankart, come simile a quella che abbiamo detto prima, ma non soltanto un interessamento del periostio, ma una frattura ossea bene evidente. E a volte è importante differenziare la solo interessamento del periostio dell'osso perché vi è poi un'indicazione chirurgica che in questo caso va dato rispetto invece a quella della semplice interessamento dell'avulsione della capsula articolare. E vedete poi nelle riproduzioni tridimensionali come sia ben riprodotta la superficie articolare della glenoide e il frammento osseo dislocato sul versante mediale. Ed ancora un altro esempio di frattura sempre di Bankart ossea, rivalutata poi con il metodo PICO, che è un metodo che si esegue in TAC per valutare se l'accesso chirurgico debba essere artroscopico, quando
quando c'è una superficie articolare danneggiata inferiore al 15-20%, oppure se la superficie articolare è maggiore del 25%, dare quindi una indicazione invece prettamente chirurgica con open surgery. E in questo caso vediamo poi una lesione quindi della superficie articolare della glena omerale sul versante infero mediale. Andiamo ancora quindi a evidenziare quello che dicevo prima, cioè la panoramicità e l'esempio di come la tacca possa dare una buona identificazione di tutti i frammenti ossei nelle fratture e identificare ovviamente tutte le componenti anatomiche, quali ad esempio la clavicola, la scapola, il processo coracoideo, la testa omerale. Vedete che ormai la tacca riproduce quasi meglio di un disegno le strutture anatomiche. E quindi per concludere possiamo dire che ponendo a confronto nelle fratture l'esame RX con l'esame TC, sicuramente i due sono esami complementari, ma vedete come la TAC nelle tridimensionali o nelle multiplanari, cioè nelle scansioni coronali o nessiali, ci può dare una definizione di immagine di gran lunga superiore rispetto alle altre metodiche per quanto riguarda la valutazione dell'osso. Concludendo, quindi possiamo ricordare che la radiografia rimane sempre un esame preliminare nei traumi acuti e ci dà una buona identificazione della morfologia e dell'anatomia ossea, mai una definizione di immagine buona sui tessuti molli. L'ecografia ci dà invece un'ottima valutazione dei tessuti molli, prevalentemente delle strutture tendine, quindi dei processi infiammatori e delle lesioni, ad esempio del capo lungo del bicipite. La TAC ci dà una valutazione perfetta dei profili ossei nei traumi complessi della pluriframmentazione, identificazione dei frammenti intra o periarticolari che sono importanti per il chirurgo perché debbono essere tolti dall'articolazione, e la risonanza magnetica rimane attualmente comunque il gold standard dell'esame più dirimente su quella che è un buon compromesso sulla valutazione ossea. Ricordiamo che ci dà una maggiore valutazione della componente intraspongiosa rispetto alla TAC, e sicuramente ci dà un'informazione per quello che riguarda lesioni capsulo-tendine legamentose che le altre metodiche non riescono a fornirci. E vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a te Stefano. Adesso passerei una brevissima discussione dove potete porre le domande e Stefano vi risponderà. Cinque minuti di domande e poi chiudiamo, così siamo stati puntualissimi. Allora, c'è Massimo che chiede: il trattamento fisioterapico osteopatico della fascia può cambiare la presentazione ecografica del muscolo? Nel senso, una zona con lesione fasciale può risultare migliorata da un punto di vista ecografico? Ecografico. E allora, la fascia dipende da quale fascia intendiamo, perché poi l'applicazione pratica, anche ecografica, è dirimente. Sulla spalla o sulle lesioni fasciali muscolari periferiche, diciamo che noi identifichiamo con l'ecografia più il versamento e un eventuale danno di fascia. L'ecografia sicuramente ci dà nel follow-up un parametro di risoluzione di un danno se c'è stato, e sicuramente invece ci fa vedere la riduzione del versamento, che è comunque un indice indiretto di miglioramento, che è un parametro fondamentale nelle risoluzioni dei danni muscolo-fasciali. Quindi l'ecografia è sicuramente una tecnica, è un buon metodica per la valutazione di follow up post-traumatici delle componenti muscolo-tendine e fasciali. Allora, poi c'è la domanda di Nicola: nella risonanza magnetica i legamenti come sono, di che colore? Allora, i legamenti appaiono anche lì neri, come i tendini. Siccome hanno la stessa componente anatomo-strutturale, l'intensità di segnale degli stessi, essendo questi meno ricchi di una componente di acqua, appaiono generalmente più ipointensi. Dicono che sei stato molto chiaro e esaustivo. Vi ringrazio. Complimenti. Grazie Marco, e
la prossima volta tratteremo, vediamo con Marco quali tematiche affrontare in una seconda, se le patologie della spalla stesse, portando alcuni esempi, diciamo, più approfonditi questi, o altre tematiche, poi la colonna, la caviglia, altri discreti anatomici. Grazie a Perfetto. voi. Allora, io mi Buona serata. ripeterò finalmente il T1, T2 che non ho mai capito, però finalmente ho iniziato a capirne. Grazie a tutti, buona serata e alla prossima conferenza vi aspettiamo sempre. Allora, l'ultima è domanda L'ultima è di Recisti di cisti. Simone. Di che colore sono? Recisti, allora, purtroppo la risonanza non identifica un colore, devo ricordare, nelle T2 sono bianche. Nelle T1 nere, perché hanno un contenuto liquido. Quindi le cisti, siccome per definizione hanno un contenuto liquido, sono caratterizzate da un'iperintensità, quindi bianche in T2 e ipointense, quindi nere in T1. Perfetto. E bianche anche nella soppressione del segnale del grasso in T2, ovviamente. Le calcificazioni si vedono con RX. Le calcificazioni si vedono con RX, certamente. Assolutamente. E TAC. Benissimo, grazie a tutti, buona serata e a presto. Arrivederci e grazie.